È fatto? No. Sì. Ciao Giorgio. Ciao anche a te. Hai comprato oggi qualche chilo di verità? No, non sono uscito. La pioggia mi ha tenuto a casa a studiare. Ed ho studiato molto, ma molto intensamente e molto proficuamente in relazione alla Rivoluzione francese, che non credo che molti persone abbiano una visione della Rivoluzione francese come quella che sto acquisendo con molta gradualità io, perché questa rivoluzione ha avuto dei personaggi che poi si sono estinti per morte naturale negli anni 40. Cioè, noi abbiamo sempre la percezione della Rivoluzione francese come un qualcosa che è finita con l'estinzione di Robespierre, 1794, invece non è vero. Personaggi importantissimi, quello che poi sarebbe poi diventato un re, cioè re Luigi Filippo, figlio del duca di Orléans, soprannominato Egalité, regolarmente ghigliottinato negli anni esaltanti della rivoluzione. Beh, costui era, con tutto che era un Orléans, era uno che poi è diventato re, era uno dei più accesi giacobini negli anni 90. Quindi queste cose si devono sapere, e Luigi Filippo, come dicevo, è stato quel re che ha rappresentato in maniera veramente significativa la Francia della borghesia finanziaria, vedi caso, emersa dopo il grande tumulto rivoluzionario, Napoleone e quant'altro. Luigi Filippo è stato detronizzato niente po' di meno che la rivoluzione 1848, quindi la rivoluzione francese, sia pure nei suoi attori principali, anche se poi le vicinanze tra Luigi Filippo e Robespierre sono relative. In ogni caso, anche Luigi Filippo è stato un giacobino, anzi uno dei giacobini più accesi. Questa rivoluzione è qualcosa di veramente molto prolungato e molto significativo. Noi non possiamo parlare di rivoluzione francese se non conosciamo i primordi che ci provengono da Luigi XV, di cui Luigi XVI era nipote e non figlio. E quindi, arriviamo. Dimmi. Andiamo all'analisi. Tu ci sottoponi la Rivoluzione francese, perché certe dinamiche e di contestazione sociale e di gruppi sociali, e hai citato i gruppi finanziari e la classe borghese, si stanno ripresentando oggi pari, anche se con contesti storici diversi. Esattamente, questo che volevo dire, che la Rivoluzione francese non può essere presa in considerazione in un arco che va dal 1789, presa dalla Bastiglia, al 1794, morte di Robespierre. La Rivoluzione francese inizia con Luigi XV, perché la crisi dello Stato, dello Stato, non mi verrebbe il nome giusto, perché sto per dire qualcosa di non adeguato. La crisi del regno, forse è meglio, perché è il regno che poi nelle sue manifestazioni varie è quello che conta di più. La crisi del regno inizia con Luigi XV, con la crisi economica finanziaria di Luigi XV. Col fatto che Luigi XV impone o reimpone l'assolutismo, perché chiude i vari parlamenti che in precedenza aveva aperto, e quindi questo è molto interessante, e poi la rivoluzione si dipana con la condanna a morte di Luigi XVI, e la condanna a morte di Luigi XVI non risolve il problema, perché la vera e propria Repubblica nasce nel 1848. Noi abbiamo
abbiamo una pseudo repubblica con la morte di Luigi XVI, però in contempo abbiamo gli eredi al trono che sono all'estero. Quindi è importantissimo questo. Luigi XVIII, ad esempio, che rientra con la caduta di Napoleone, con la crisi di Napoleone, quei 100 giorni scappa, poi ritorna, eccetera. E finisce nel 1848, lo dico e lo ripeto per conto di coloro che pensano che oggi noi siamo all'inizio di un processo rivoluzionario e penso che questo processo rivoluzionario si possa risolvere in 10 anni. Non si risolve in 10 anni, perché la trasformazione della società nella nuova società che impone, che non può essere più la società degli usurai come quella che ci impongono oggi, questa trasformazione sarà lunghissima, perché la nascita di nuove forme di aggregazione sociale, di conduzione della vita comune, eccetera, queste nuove forme avranno veramente vita difficile, e l'imposizione di queste nuove forme richiederanno atti di violenza anche interni, a parte la violenza esterna che si esaurirà con la prossima, almeno lo vogliono loro signori, guerra mondiale, perché loro hanno bisogno di crearsi una nuova retroterra per poter spendere dei soldi non solo per costruire armi, come abbiamo più volte detto, ma anche per ricostruire tutto ciò che è stato distrutto durante la guerra. Sicuramente dal 1789 fino al 1848 non sono certo 2 o 3 anni. Se vogliamo paragonare all'inizio nostro, che è 2007, siamo nel 2013, diciamo che ancora non siamo nel pieno della rivoluzione francese. Assolutamente, siamo ai primordi, siamo a Luigi XV, 1775, l'89 è la presa della Bastiglia, quindi ti immagini. Sicuramente, e poi con però, tutti i compromessi. Francese, con tutti i compromessi, perché poi è bellissimo vedere come ad esempio è stato proprio Mirabeau, che è quello che cercava di aggiustare un po' tutte le cose. Mirabeau potrebbe essere il Letta di oggi, l'Enrico Letta di oggi, che cerca di mettere a posto le cose. Mirabeau che cerca in tutte le maniere di far sostituire Luigi XVI, che si era incancrenito irriducibilmente su una linea molto dura, con gli altri due fratelli che erano molto più malleabili, molto più disponibili per governi più democratici, diciamo. Quindi poi immagina un po' che roba ci possa essere. Poi arriviamo alla presa della Bastiglia, che poi è un atto molto isolato in quel contesto, perché poi lo sviluppo della rivoluzione vera e propria, lo scontro tra le varie fazioni, la fine dei Girondini e quant'altro, avviene molto, ma molto dopo. Possiamo dire in ogni caso che con la rivoluzione francese finisce l'età moderna e comincia l'età contemporanea. Non solo, ma comincia anche la democrazia, diciamo in mano alla classe borghese. Esatto, 1830. Che fino diciamo in quel momento, salvo il periodo greco, era solo un concetto puramente culturale, insomma. Esattamente. Limitato ai filosofi. La vera borghesia finanziaria, quella tipica dei grandi romanzieri francesi, no? Diciamo così, padrone delle ferriere, roba di questo genere, la vera borghesia finanziaria si sviluppa fino al 1848 con la prima grande rivolta, la prima grande rivoluzione terminata, antifattori, ma nel 1848, caduta di Luigi Filippo. 1848, cioè 50 anni dopo il 1800, capito? Certo. Allora, passiamo ai tuoi libri, al tuo materiale. Allora, il mio materiale parte da una brutta constatazione, il fatto che
corre notizia, o almeno sul Messaggero di oggi è stata pubblicata la notizia, che un noto medico, Tullio Simoncini, è stato arrestato. Ora, diciamo subito che questa vicenda è una vicenda squallida nell'ambito delle vicende squallide che riguardano queste cose. Qui si mette contro il potere costituito, si trova contro la polizia, si trova delle denunce, eccetera. Da quanto ci risulta, Tullio Simoncini, che è un noto medico e anche laureato in fisica, che faceva la terapia del cancro attraverso iniezioni di del tutto, a mio avviso, del tutto legittime, di bicarbonato, e si è trovato in una strana faccenda, come in realtà si trovano e si sono sempre trovati tutti i medici che fanno terapie alternative del tumore. E in che senso? Nel senso che si rivolgono a questi persone già provate e già in fin di vita, non solo dal tumore stesso, ma anche dalla chemioterapia, che è una terapia massacrante. Fammi fare una piccola interiezione, no? Perché sì, poi la manipolazione mediatica passa sempre per questi eventi, no? Certamente. Allora, se un medico del sistema sistematicamente, bello il gioco di parole, nei vari pronto soccorsi d'Italia ammazza le persone, lo fa con la tutela del sistema sanitario nazionale, esattamente, lo fa con la tutela dell'ordine dei medici, e quindi sta all'interno di una verità imposta. Se un medico che non si vuole allineare soprattutto alle terapie delle multinazionali vuole realizzare una cura diversa, abbiamo visto il caso per esempio delle staminali poco tempo fa, no? Allora ecco che entra nell'occhio del ciclone e il sistema non lo protegge più. Tullio Simoncini è stato radiato per tanti anni, rientrò dalla finestra. Non vorrei cadere in errore, è stato radiato dall'ordine, ma credo che sia stato riammesso in un secondo tempo, perché la terapia a base di bicarbonato è del tutto legittima. Sto raccontando. Sì. Lui fu radiato dall'ordine, tra l'altro a mio avviso in maniera del tutto illegittima. Fu riammesso perché per il principio costituzionale che ognuno si può far curare come vuole e se vuole, no, con farmaci comunque riconosciuti dalla farmacopea europea, perché se no ovviamente è legittimo, c'è nella farmacopea europea. esattamente. Lo stesso cosa dicasi per Di Bella ha utilizzato sempre farmaci riconosciuti non solo dalla farmacopea europea, che è quella che conta di più, ma anche dalla farmacopea italiana. Va bene, utilizzava farmaci ammessi dal Servizio Sanitario Nazionale, oltretutto. Questo dipende molto da quello che è l'Italia, perché è vero che siamo dei geni, dei creatori e degli artisti. Però tra tutte le pecore europee, se c'è la pecora più pecora è quella italiana, insomma. Sì, allora, dove ovviamente chi spicca per capacità geniale di allontanarsi dal gregge viene maggiormente colpito nel disinteresse generale. Meno dei poveracci, certo, che poveracci è un bel momento, si trovano stretti in una strettoia che conosciamo molto bene. Quindi, tornando al discorso di Simoncini, quello di Bella lo abbiamo fatto altre volte, ma lo facciamo anche un altro discorso che è sempre importante. Mi riferisco, ad esempio, alla terapia di Vieri. Vieri era un medico che curava giustamente il tumore con estratti di colchicina. Ora, la colchicina all'epoca
era un farmaco ampiamente utilizzato e anche utilizzato dalle multinazionali. C'era un prodotto che si chiamava Colchemid, perfettamente prescrivibile e che era anche ammesso, all'epoca si era la mutua, all'INAM, all'INAIL, all'EMPEDEP, a tutti questi enti, no? All'EMPAS, tutti questi enti all'epoca mutualistici, poi trasformati tutti quanti col Servizio Sanitario Nazionale. Bene, siccome però Vieri a un certo punto aveva destato l'attenzione, la gelosia di altri, ma l'attenzione perché utilizzava questo prodotto a gocce molto diluite, il che permetteva di farne un uso tranquillo, giornaliero, a un certo punto successe un finimondo che è inutile qui stiamo a raccontare, e a un certo punto Vieri fu cacciato dall'Ordine dei Medici di Roma. Anche lui ricorse e fu riammesso, e dovettero riammetterlo. Lui utilizzava farmaci ampiamente riconosciuti nella farmacopea, non solo italiana, non solo europea, ma anche mondiale. Quindi, tornando sempre al discorso dell'aspetto mediatico, naturalmente sta sotto i riflettori, no? Appena Simoncini sbaglia, ecco subito che sbaglia tra virgolette, appena c'è un elemento che possa essere strumentalizzato per andargli addosso, ecco che lo usano. Ora c'è un ragazzo albanese, credo, che si è fatto curare. No, un ragazzo, mi pare che sia italiano, che sia andato in Albania, dove in Albania Simoncini si appoggiava a un ospedale locale. Questo qui era in fin di vita e lì è morto, non è che sia stato ucciso perché Simoncini gli faceva l'iniezione di bicarbonato. Come dicevo prima, anche come accadde e accaduto sia a Di Bella, sia Vieri gli misero a disposizione a livello sperimentale, noi abbiamo fatto parecchie interviste, tra l'altro facendo vedere anche un libro che fu pubblicato dalla Gabanelli, dove si diceva quanto era costata, mi pare non so quante, 70 miliardi delle vecchie lire o quant'altro, una sperimentazione del tutto fasulla, prima perché sperimentazione su morituri, su morienti, e seconda perché una sperimentazione con prodotti scaduti, con sostanze scadute. Questo è quello che il sistema mette a disposizione dei medici geniali, che invece dovrebbero essere aiutati, sostenuti nelle loro ricerche, perché la loro genialità, come insegna la storia della scienza, è sempre stata vincente nel tempo. Lo stesso dicasi per Vieri, li misero a disposizione proprio dei cadaveri viventi, e lui che cosa poteva fare con quelle gocce che erano fatte appositamente, estremamente diluite per darle a persone nel pieno della loro vitalità, in modo tale che frenassero la diffusione del tumore. Cosa poteva fare con quei morenti? Lì sono morti tutti, è chiaro. Dice, allora la colpa è tua, no, la colpa è vostra, che avete curato questa povera gente con la chemioterapia, non la mia, no. È normale, le multinazionali hanno tutto l'interesse a screditare. A me quello che dispiace tra virgolette è che in tutto questo ci ha messo mano la signora Rosi Bindi, anche in quel caso specifico, certo, che fu poi sostituita perché ignorante com'era, non era in condizione di contrastare la pressione dell'opinione pubblica italiana, che aveva capito l'antifona, e allora fu messo a ministro il solito Veronesi, il quale con un sorrisetto qua, un sorrisetto là, cercò di rabberciare la questione, ma dalle informazioni da me ottenute in questi tempi, risulta che ci siano ancora moltissime persone che si curano con la terapia Di Bella, e pare che siano circa 10.000, e stanno benissimo.
alla faccia infatti, della vabbè, medicina la storia ufficiale. Lì ormai è conosciuta da tutti, no? L'hai accennato tu, farmaci che non arrivavano o che arrivavano tardi, scaduti, tutti presi in fase ultraterminale. È chiaro che il campionamento, le statistiche sono falsate, voglio dire. È naturale. Va bene, andiamo avanti. Allora, siccome siamo in questo quadro e siccome è mia abitudine fare vedere che non stiamo a parlare a vanvera, ma parliamo sulla base di una vastissima letteratura, proprio per dire che la terapia alternativa non è qualcosa di balzano che nasce così dalla testa di una persona che non sa come sbarcare il lunario, è il contrario. Che poi la cosiddetta medicina ufficiale finga di ignorare la realtà è un'altra faccenda. Noi ci basiamo su decine e decine di opere, e in questo momento non voglio parlare di lavori scientifici veri e propri, perché lì entreremmo in una situazione ancora più interessante, ma mi limito semplicemente a far vedere ai nostri amici alcuni libri. Il primo è questo. La frontiera dell'invisibile. Tra le tante cose c'è scritto una cosa molto interessante ed è questa. Personalmente ritengo, questo è un articolo scritto da tale Hilary Rose, personalmente ritengo che i grandi progetti di natura rossa non abbiano riguardato solo la proliferazione delle analisi genetiche, come ci ha descritto Paul Billings a proposito degli Stati Uniti. In quel caso ritengo che l'aumento delle analisi genetiche sia da collegare anche agli effetti di una eccessiva commistione tra economia di mercato e sistema sanitario. Un sistema di quel genere produce una sanità molto più focalizzata sull'individuo di quanto avvenga nei vecchi paesi europei, dove prevale il concetto di Stato sociale, welfare. L'Europa è ancora impegnata in forme tradizionali di sanità pubblica, più attenta al benessere di tutti, dai neonati agli anziani. Attenzione, questo è un americano che dice come in America vadano le cose e come è probabile che questi signori, attraverso le multinazionali, vogliono poi trasformare anche i paesi europei in senso esclusivamente economicistico, dove l'uomo non conta niente, serve esclusivamente per gli usi e consumi della produzione industriale. Le due nuove promesse derivanti dalla convergenza tra informatica e biotecnologie furono la farmacogenetica e la farmacogenomica. La farmacogenetica nasce dall'idea di adattare il farmaco al paziente ed è molto interessante perché tutti conosciamo la regola del 30-30-30. Il 30% dei farmaci prescritti non viene assunto dai pazienti per ragioni di varia natura. Il 30% dei farmaci determina più danni che benefici. Infatti le reazioni avverse ai farmaci sono fra le principali cause di mortalità negli ospedali. Il 30% soltanto di coloro che assumono farmaci trae un beneficio dalla somministrazione. Questi sono dati inoppugnabili. Quindi sulla base di che cosa questi signori vanno a interferire sull'intervento geniale di un medico, il quale se fa quel tipo di intervento è perché ci ha pensato sopra, si è messo a rischio personalmente, si è giocata la sua cultura, la sua testa e la sua faccia, nell'interesse evidentemente del paziente. Però ti posso fare sempre una piccola obiezione. E te lo dice uno che ama l'America, stravede per l'America, naturalmente il mio è un sorriso ironico. In America ci sono due dottori, uno è Gerson, non so se l'hai mai sentito dire. Certo. E l'altro è Marty Pagel. Paradossalmente, 2-3 mesi fa, ha ricevuto dalla National Institute of Health,
l'Istituto della Salute americano, 2 milioni di dollari per fare ricerca sul cancro con applicazione di bicarbonato. Da notare che questo Martin Pagel non ha mai conosciuto Simoncini, magari avrà letto qualche pubblicazione, però allora io dico, perché in Italia siamo così pecore e in America, che è l'America, non sto dicendo no, il regno del socialismo, l'America che è l'America, comunque concede 2 milioni di dollari per fare ricerca sugli effetti del bicarbonato sul tumore. Non dai 2 milioni di dollari se non c'è qualche cosa di serio. È fuori discussione, perché ovviamente ci sono interessi economici tali che determinano questo interesse. Per quanto mi riguarda, personalmente, sulla base della mia cultura di chimico che ha operato sempre nel settore, l'idea di modificare il pH del sangue non è un'idea balzana, è quanto di più interessante e brillante ci possa essere, perché il più delle volte le soluzioni in medicina sono le più semplici. Ad esempio l'aspirina è stata una grande conquista, e dietro la storia dell'aspirina c'è una storiaccia immonda di interessi economici eccetera, però l'aspirina è qualcosa di estremamente semplice. A fronte di centinaia di migliaia di nuovi prodotti che sono stati utilizzati, sperimentati, tentati in alternativa all'utilizzazione dell'aspirina, mi riferisco soprattutto all'azione antiaggregante piastrinica, alla fine ha vinto l'aspirina, perché è la soluzione migliore, più semplice, con meno effetti secondari. C'è comunque un elemento, io vado a memoria, c'è comunque un elemento di rallentamento, a prescindere dalla cura, rallenta, perché si sa che alcuni tumori producono degli acidi, l'effetto Warburg detto, no? Praticamente se tu metti una sostanza basica diminuisci l'acidità, quindi quantomeno lo rallenta, al di là che venga la cura. Quantomeno lo rallenta, è ovvio, ma che producano delle sostanze acide in se stesso è la natura stessa del tumore, che rappresenta il più delle volte una accelerazione della funzione cellulare. L'accelerazione della funzione cellulare comporta comunque la creazione di sostanze, diciamolo così, in generale, caratterizzate da acidi, senza dover con questo risalire al ciclo, al classico ciclo di Krebs, ma siamo sempre lì. Alla fine abbiamo la creazione di sostanze acide, sono acidi quelli che vengono prodotti. Quindi lì la funzione tampone. Il DNA è un acido. Ma la funzione tampone, puoi mettere quello che vuoi. Il fatto più concreto è che intanto non ammazzi la persona con delle terapie che sono derivate dalle sostanze chimiche utilizzate nella guerra chimica, prima di tutto. Secondo una logica che è una logica criminale, sparo su tutto, forse fra i mille che muoiono forse c'è anche quell'unico che io cerco, no? La logica criminale utilizzata dagli americani nelle guerre, no? Mandano gli aerei senza pilota, no? E questi sparano, uccidono una marea di poveracci che non c'entrano niente perché vogliono prendere magari un esponente di Al-Fatah o chissà quant'altra roba. Il criterio è lo stesso, la mentalità è la stessa, è una mentalità di tipo criminale. Vorrei continuare con questi libri che sono molto interessanti, perché questo, ad esempio, del 30-30-30 è importantissimo. Buona parte delle morti sono dovute all'uso dei farmaci. Allora, quando tu mi parli di queste cose, mi devi dire, ma scusa un minuto, a nome di chi parli? A nome di chi vai parlando? Capito? Qui poi si parla di altre cose, organismi transgenici e qualcosa, però è estremamente interessante perché riguarda questo libro, lo consigliamo ai nostri amici, qualora lo vogliano cercare. La frontiera dell'invisibile. È stato pubblicato dalla Baldini e Castoldi.
e riguarda la nutraceutica, la nanobiotecnologia e i test genetici. Proseguiamo. Questo è un libro di uno dei medici più seri che abbiamo in Italia, uno dei ricercatori veramente più seri, si chiama Marco Bobbio, è un professore all'Università di Torino, cardiologo, il quale ha sentito il bisogno di scrivere un libro di questo tipo. Giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza. Giuro di esercitare. Ma è lo stesso che ha scritto Il malato immaginario? Assolutamente no. Quello è un altro medico e quello è un altro medico. Questo, dicevo, questo è stato pubblicato da Einaudi, eh? Marco Bobbio ha sentito il bisogno di riferirsi a questo giuramento, il cosiddetto giuramento di Ippocrate, per parlare dei rapporti tra medici e industria e per sottolineare con un libro di ben circa 300 pagine il rapporto di dipendenza che c'è tra i medici e l'industria del farmaco. Allora, le cose sono due. Io qui è inutile che vado a citare i casi perché ci metteremo delle ore, è tutto segnato in ogni caso. Ma se giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza, che significa? Significa che ha ragione il nostro amico Simoncini. Significa che ha ragione quel grande uomo che è stato Di Bella, che ovviamente non si faceva nemmeno pagare, ha sacrificato tutta la sua vita nella ricerca, manco fosse Madame Curie, per dire, no? Ma e guarda, alla fine si è morto pure. Giorgio, dimmi. Io lo sto vedendo in un caso a te vicino. Tu lo sai, io ho parlato con l'oncologo cercando di tirare fuori la sua umanità, la sua intuizione, la sua sensibilità. Ho trovato una difficoltà mostruosa a farlo uscire dai protocolli. Loro hanno dei protocolli blindati e seguono quelli. Diamo il benvenuto a Ubaldo Croce. Benissimo Ubaldo, benvenuto tra di noi. Non ti si sente? Il microfono. Microfono. Non c'hai il microfono. Allora, dicevo, Giorgio, no? Sì. Nel frattempo che Ubaldo si prepara. Sì. Dicevo, ho fatto una fatica enorme a farlo uscire dai protocolli blindati che loro hanno. Esattamente, no? Che è anche una forma di difesa personale fastidia nei confronti delle emozioni che si provano di fronte a certi pazienti e a certe morti. E non riescono a fare quella che si chiama medicina umanistica, insomma. Certamente. Andiamo avanti. Abbiamo altri libri da far vedere. Ancora non ti si sente. Il microfono, se ci senti. Microfono? Vai, Giorgio. Alzi il microfono. Non viene. Qualche rumore lo sentiamo in ogni caso. Alza il microfono. Andiamo avanti con le nostre. Questo è un libro che poche persone sicuramente conoscono. Anche le vitamine uccidono. Uccidono. Questo è un libro
di un medico ricercatore, un libro di circa 125 pagine, che fa vedere come anche le vitamine uccidono, e porta tutte le ricerche scientifiche degli effetti negativi delle vitamine. Questo per dire che anche i prodotti che per uso corrente si pensa abbiano meno effetti secondari, ma anche queste in realtà uccidono. Quando sarà il caso, leggeremo i dati statistici. Il fatto veramente grave è quello che noi stiamo sottolineando adesso, che voi colpite le persone geniali per fare un interesse dell'industria e non tenete sempre presente in realtà quello che succede veramente, perché questa è letteratura. Qui non è che uno scrive un romanzo di fantascienza. Leggiamo una cosa che è stata scritta qui, niente meno che da Richard Smith, direttore del British Medical Journal, editoriale del 23 gennaio 1999. Le attese della popolazione possono crescere più rapidamente della capacità del Servizio Sanitario Nazionale di rispondervi, specialmente se le attese sono incrementate non solo dai media e dall'eccesso e dell'accesso a Internet, ma anche dai politici stessi. Ian Morrison, un futurologo scozzese californiano, ripete come battuta che a Glasgow la morte è vista come imminente, in Canada come inevitabile, in California come un optional. Se un gran numero di britannici arriva ad avere le attese dei californiani, un servizio sanitario che pretende di coprire tutti i bisogni, di essere aperto a tutti e di avere alta qualità, va incontro a serie difficoltà. Uno squilibrio fra le attese e l'erogazione può essere affrontato in due modi. È chiaro che bisogna migliorare l'erogazione e i politici avvertire anche la necessità di lavorare sul versante delle attese. La morte è inevitabile, la maggior parte delle malattie più gravi non possono ancora essere curate, gli antibiotici sono inutili per influenza, le protesi d'anca artificiali si consumano, gli ospedali sono luoghi pericolosi, tutti i farmaci hanno effetti collaterali, la maggior parte dei trattamenti medici ottengono solo benefici marginali, e molti di loro non funzionano affatto. I test di screening producono risultati falsi, negativi, e ci sono modi migliori di spendere il denaro rispetto all'investimento in tecnologie sanitarie. Mi pare allora, che... Giorgio? Sì. Più chiaro di così mi sembra che si muore. Così vediamo di sintonizzarci anche con Ubaldo. Vediamo. Dicevo, era il discorso che ti facevo l'altro giorno, no? Spesso ai pronto soccorsi ci mettono i neolaureati per farsi le ossa. Esattamente. Quando invece si sa che lì c'è, che la medicina d'urgenza è la medicina più difficile in assoluto che esista, perché è quella che in 5 secondi devi capire una diagnosi. Esattamente. No? Dovresti mettere la persona più esperta in assoluto. Esattamente. È il paradosso della medicina italiana. Non solo, ma è ancora peggio la situazione. Si stanno ancora a combattere perché non esiste ancora ufficialmente. Sì, c'è la specializzazione in medicina d'urgenza, ma non esiste ancora un sistema ospedaliero in cui sia codificato la carriera di medicina d'urgenza, tant'è vero che a tutt'oggi si stanno ancora a contendere tra gli ortopedici, i cardiologi, i medici internisti,
o quant'altro, io ci metterei anche gli egittologi, chi è che è autorizzato a fare il primario di un reparto di medicina d'urgenza? Per cui lasciamo stare queste cose, perché sono cose ignobili, sono cose vergognose, perché a questo punto si potrebbe tranquillamente trovare un sistema. Soprattutto nei grandi ospedali di oggi ci possono essere anche due o tre urgenze, no? Non è detto che il primario debba essere specialista solo di una cosa, perché sennò avvengono dei conflitti. Non è che in una urgenza non ci siano, per dire, gli ortopedici. L'ortopedico c'è, ma se a capo c'è il cardiologo prediligerà certi suoi consanguinei, diciamo, di cultura, di formazione rispetto agli altri, no? Per cui uno viene con due gambe rotte, dice no, c'ha avuto un infarto, perché ha interesse a dire che lo vuole curare lui. Andiamo avanti, perché stiamo sempre Giorgio, fermati un attimo. Sì. Fermati un attimo. Ripartiamo con col collegamento, così vediamo se Ubaldo entra, va bene? Sì. Ci sei? Ti si sente? Pronti? Allora, intanto ci senti? Fai cenno con la testa, tu ci senti. Siamo noi però che non sentiamo te. È strano, allora, che noi non ti sentiamo, forse hai sbagliato dove hai messo dove hai inserito il microfono. C'hai due. Hai due spinotti? Hai due spinotti? Allora uno va in uscita e uno va in entrata. Col verde, bianco col bianco. Mi sentite adesso? Oh, sì, finalmente! Finalmente! Sentite? Ora sì! Sì! Oh! Va bene! Adesso ci siamo! Meno male! Bene. Oh. Allora io finisco questa faccenda qui. Ciao. Allora, Ubaldo, finisci. Finisco questa faccenda, sì. Poi entriamo sull'argomento di quello che ci devi dire di politica internazionale. Sì. Allora, questo è un altro testo che fortunatamente per noi ha lasciato anche il segno. Falsi da morire. Contraffazioni, intrulli e imbrogli nell'industria della salute. Anche questo è un libro che denuncia situazioni ufficiali, non denuncia medicine complementari o alternative, denuncia situazioni ufficiali. Questo è il professor Salvatore Casillo, che ha creato a suo tempo, professore dell'Università di Napoli mi pare, che ha creato a suo tempo un istituto proprio per la ricerca dei falsi. Salvatore Casillo, Falsi da morire. Le trasformazioni della produzione e del commercio dei falsi, le falsificazioni dell'industria farmaceutica, nell'albarello di Pandora, falsi in camice bianco, le false voci, i falsi di carta, l'industria della salute è malata. E tant'è vero, ripresa in un altro libro, niente di meno che di Giovanni Berlinguer, il professore medico Giovanni Berlinguer e Severino De Logu. Severino De Logu è stato un esponente del sindacalismo medico. La medicina è malata. E con questo noi per il momento chiudiamo la nostra provocazione. Anche perché vogliamo sentire quello che ha da dirci Ubaldo. E poi in un secondo tempo, magari domani o dopodomani, tratteremo ancora di cose molto importanti in relazione alla medicina naturale, che è la soluzione, è la vera soluzione ai problemi di oggi. Capito? E adesso sentiamo quello che Ubaldo ha da dirci in relazione alle notizie che ha lui di geopolitica e di politica estera. Esattamente. No, io come
penso anche qualcuno di voi lo fa, no? Seguo molto il sito della TV iraniana, Press TV, e come anche parlo con un mio conoscente che lavora in una importante questura d'Italia, che ha contatto con i servizi segreti. Lui non me l'ha detto proprio così, ma me l'ha fatto capire, perché chiaramente lui ci tiene a... è un mio amico molto intimo, ma mi ha dato fino a delle formazioni sempre precise. In sostanza, che cosa succede? Succede praticamente che si sta accelerando per creare una guerra. Quindi ci stanno provando con le provocazioni che sono successe in questi giorni, il bombardamento su Damasco da parte dell'aviazione israeliana, che poi, una cosa strana, bombardano, fanno silenzio, quasi si vergognano di dirlo, no? Poi alla fine ha dovuto dirlo. E adesso però la cosa che mi preoccupa è questa, cioè fino adesso la Cina e la Russia hanno dato uno stop, diciamo, a questo espansionismo americano sionista, perché così è, in effetti Israele e Stati Uniti stanno giocando la stessa partita, o meglio Israele dice, gli Stati Uniti poi appoggiano e praticamente agiscono, cioè di concordia, diciamo così. Le ultime notizie danno che ci sono manovre militari a confini con la Siria dalla parte israeliana e dalla parte turca. Adesso domanda che mi faccio io. In queste ore, non so se lo sapete, ma il segretario di Stato americano, Kerry, quello che ha perso le elezioni, o meglio l'ha perse, volutamente perse, o meglio truccate con Bush, voi sapete che è successo, no? Che Bush ha vinto le elezioni seconde con Kerry, una polemica su questo, anche delle prove. Adesso questo qui è andato in Russia a parlare con i russi. C'è una foto di questo segretario con il ministro degli esteri russo Lavrov, e adesso la domanda è: ma i russi che cosa faranno? Cioè, faranno da muraglia contro l'avanzare del mondialismo, perché praticamente questo si tratta, e qui insieme ai cinesi e gli iraniani? Oppure che cosa faranno? Perché a questo punto io mi meraviglio che i russi, diciamo così, almeno non sono intervenuti, o meglio, negli ultimi giorni, l'esercito siriano ha dato un grandissimo colpo a questi delinquenti, poi sono delinquenti perché non sono neanche ribelli. Tagliagole! Tagliagole! Sì, tutti, addirittura hanno detto che hanno preso un pakistano, non so di dove era, di quale zona remota che era questo pakistano, che nemmeno sapeva per cosa era lì, in Siria a combattere. Cioè, tu era lì, non sapeva il motivo. Non so se avete saputo questa notizia. Sì. È una cosa incredibile, cioè una cosa... no, ecco, già allora la domanda è, la Russia che cosa farà? Cioè, insomma, in sostanza, farà qualche cosa per dare un segnale perché per questi signori il loro tempo è finito, visti i danni che hanno fatto da un secolo a questa parte, oppure otterrà qualcosa in cambio e lascerà fare qualcosa a questi israeliani e gli americani. Teniamo presente che l'Italia purtroppo è esposta in prima linea, cioè nel senso abbiamo 100 passa base americane, quindi l'Italia praticamente rischia. Ricordo, e allora la domanda che... grazie a questi signori che sì, stanno al governo. No, dico... ricordo che il giorno dopo che è stato nominato Presidente del Consiglio ha incontrato Shimon Peres, infatti guarda caso premio Nobel per la pace. Gli ha insegnato come si fa la pace. Peres ha insegnato a Letta come si fa la pace, o come si tiene il premio Nobel per la pace. Sì No, diciamo che Peres ha insegnato a Letta come far abbassare i pantaloni. Sì, appunto. Diciamo così. Sì. Che è meglio, no? Perché vabbè, ma credo che non credo. Quello che conti Letta. Sì, quello non credo che Letta sia un personaggio che abbia mai avuto i pantaloni alzati. Anche se dobbiamo dire ufficialmente, anche se ufficialmente pare che abbia non so quanti figli qua e là. Buon pro di pace. Capito. Appunto. No, ecco, diciamo, io, come dire, adesso, questo mio amico che lavora in una questura, che ho detto prima, mi aveva detto che quest'anno è l'anno decisivo, perché questi qui hanno bisogno di una guerra. In effetti, quando Giulietto Chiesa dice che con una guerra vogliono
bruciare libri contabili, non dice una sciocchezza, dice una verità. Dice una verità, perché hanno fatto così anche nel 39-45. Hanno fatto così anche nel 1914. Esattamente, infatti la crisi che c'è nel 13, che fallirono tutte le piccole banche e si ingrassarono le grandi banche. È naturale. No? E poi, anche poi, tra l'altro, a proposito del 1913-14, bisogna sapere come mai Morgan nel 13 era in Italia. Guarda, a parlare col Papa. Ufficialmente. Per indurlo a accettare la guerra. Sì. Capito? Esattamente, guarda, perché poi anche lì. Prego. Solitamente è risaputo che le guerre servono a resettare tante cose, no? Resettano sì. Il malcontento sociale, perché dopo la guerra uno pensa solo a piangere i morti. Certo. Resettano debiti e crediti, ma sempre a favore dei banchieri, naturalmente, perché poco prima della guerra hanno fatto razzia e rastrellamento. Sì. Quindi è un restart, no? Resetti, distruggi e ricostruisci, e tu guadagni sempre. È sempre così è successo. Sì, ad almeno da un secolo. Guarda, voi sapete benissimo che i Rothschild finanziarono sia Napoleone che i Wellington. Certamente. E uno di loro so cosa disse: per noi chi vince vince, non fa niente, tanto ci guadagniamo sempre lo stesso. È naturale. Questo parliamo di un secolo. Fu anche Warburg che rispose anche lui, così. È chiaro. Sì, ma no, mi sta dicendo. E solo che adesso quest'epoca, chiaramente, ormai la gente, anche a livello mondiale, per esempio, se voi guardate bene, l'Europa occidentale e Nord America praticamente sono accerchiate da tutti, gli altri sono contro. Sud America, ormai, l'opinione pubblica sudamericana, sono in contatto con dei venezuelani, argentini, colombiani, ecuadoregni, uruguagi, i quali, anche gente del Brasile, i quali mi hanno detto che in Sud America praticamente c'è una coscienza contro i finalmente risvegliati, diciamo, esattamente, c'è in Asia i cinesi, gli indiani anche, cioè i pakistani pure, tra parentesi non dimentichiamoci che il Pakistan ha arsenale atomico, certamente, addirittura si dice, ma non so se è vero, questa notizia che vi do così in anteprima, che il Pakistan pare che abbia dato alcuni missili con testata nucleare all'Iran. È molto probabile, perché le operazioni si fanno in questo senso, sì, sempre, no? Questa è la ragione per cui gli americani sono sempre presenti in Pakistan. Sì, infatti l'Iran teme che Israele possa usare il bombardamento atomico contro di loro. Certo. Perché vi dico questo? Perché io ho una notizia diretta, in quanto che un medico dentista di Grosseto, che tra l'altro è figlio di uno che è molto famoso, diciamo così, nella nostra area, che è morto 16 anni, dunque morto nel 95, ma lui, sua moglie è iraniana, e lui tutte le settimane ha contatto con i cognati, con i parenti della moglie che sono rimasti laggiù. E lì hanno paura che Israele usi l'arma atomica, la paura esiste. Ma la cosa che però mi lascia un attimino così, non proprio sorpreso, che gli iraniani, cioè almeno a livello governativo, loro ribattono colpo su colpo, cioè sembra che siano convinti, in effetti l'Iran negli ultimi 5-6 anni ha fatto dei notevoli progressi nell'armarsi, diciamo, in tutte e tre le forze armate, cioè sia di mare che di terra che di aviazione. E questo Israele lo sanno. Insomma, gli iraniani attualmente hanno le capacità tecniche, diciamo, molto avanzate, di colpire Israele tranquillissimamente. Possono benissimo buttargli addosso, nel giro di pochi minuti, qualcosa come 1000 missili, parliamo di testate convenzionali. Però questi 1000 missili sono concentrati in 3-4 punti basilari, tra cui Dimona. Su Dimona, mi ha detto una fonte, questo qua, che sono puntate addirittura 300 missili, perché lì c'è una base atomica israeliana. Sappiamo che Dimona ormai è un laboratorio nucleare israeliano, che tra l'altro, voi sapete che quando andarono alcuni anni fa gli ispettori, diciamo, quelli dell'energia nucleare, gli israeliani bararono, chiusero una parete dove c'erano tutto il resto delle armi atomiche, gli facevano vedere solo una piccola parte. Mentre quelli fecero finta di crederci. E quelli fecero finta di crederci. Certo. Direi di sì, sì, perché poi sono sempre loro che combinano le cose. Sono sempre loro che combinano le cose.
e certo, per rifondare l'opinione pubblica, ma questo ormai è un giochino che dura da decenni ormai. Ma diciamo da secoli. Guarda, io mi sono letto... Sì, sì, beh, no, ma diciamo ultimamente diciamo, è molto più, più sfacciato. Tant'è vero che se tu leggi quello, il libro che è uscito adesso di Gian Pio Mattogno, che qui parla proprio della responsabilità dell'alta finanza ebraica nel provocare la seconda guerra mondiale, ci sono elencate dei fatti, ripeto, non documentati, ma super documentati, anzi direi esageratamente documentati, in maniera proprio, direi, proprio certosina, in cui cioè, si capisce proprio la mentalità che questi signori qua, no? Che hanno acquisito un potere mente alo, che ormai si stanno fanno di tutto in maniera sfacciata, cioè non hanno, e neanche si rendono conto che questo loro modo di fare provoca praticamente un'antipatia da parte degli altri. È naturale. Che poi dopo si tramuta, esattamente. Per esempio, una cosa che io vi voglio citare, un fatto storico incredibile, molti non sanno i veri retroscena della Notte dei Cristalli. Una storica tedesca, che adesso avrà circa 75 anni, vive in Germania, ha fatto un libro documentato, un libro eccezionale, e si intitola in tedesco Feuerzeichen, che significa segnale di fuoco. Questo libro, questa signora tedesca, ha dimostrato come e perché e chi organizzò la Notte dei Cristalli. Allora, c'è l'interrogatorio di quell'ebreo che sparò a Parigi a un diplomatico tedesco, all'ambasciatore di Parigi, Conrad. Esatto, e questo Greenspan, che era un ebreo polacco, veniva manovrato da... Che strano nome, che strano cognome, mi ricorda qualcuno. Appunto. Allora... E questi qui cosa hanno fatto? Hanno organizzato loro, cioè la Notte dei Cristalli, ma l'hanno fatto in una maniera talmente micidiale, ragazzi, ma lì è intelligenza pura, è proprio intelligenza criminale. Ma l'hanno fatto in continuazione, dopo la guerra? No, ormai lo sappiamo. Lo scopo era quello di creare, a livello mediatico, una antipatia verso la Germania, e ci sono riusciti perfettamente. Certamente. Ci sono riusciti perfettamente, insomma... E questo la dice lunga, no? E oggi con la Siria e con l'Iran stanno facendo più o meno questa cosa, non cambia molto. Io non mi meraviglio che fra breve avverrà qualcosa anche in Iran. Anche se gli iraniani, attenzione, gli iraniani non sono arabi, state attenti, gli iraniani sono musulmani, ma non sono arabi. Sono persiani, Esattamente. Hanno una cultura, una tradizione storica eccezionale, tra l'altro tu prima parli di medicina, ma bisognerebbe fare qualche cosa di quello che sta accadendo a livello chirurgico, medicina chirurgica in Iran. C'è qualcosa che noi qui la ignoriamo totalmente, cioè, se non succede delle cose veramente incredibili, che purtroppo non arrivano a noi queste informazioni. Non dimentichiamo che la medicina indiana, pakistana e iraniana ha una tradizione veramente eccezionale. È un mondo da scoprire, quindi chiuso la parentesi in questo caso. No, diciamo che, che nel campo di quella cultura, soprattutto la cultura iraniana, la medicina e la filosofia sono sempre stati tutt'uno. Medicina, filosofia e storia. Sì. Questo cosa significa? A mano una... Significa che il progresso che tu fai nell'ambito della storia si ripercuote anche nel campo della medicina, come insegna proprio la medicina naturale. È chiaro, no? Allora, aspettate, vado a cercare un libro che ho qui a portata di mano perché la voglio far vedere. Sì, prego, prego. Ne parleremo. Porta, aspetta. Certamente. Dai, sto buona! In merito alla guerra, dai! Sì. Tu hai fatto una domanda molto, molto particolare. Sì. Certamente l'ago della bilancia lo farà Putin, lo farà Russia. Sì, infatti, io ho paura, che spero che lui non ceda. Non credo tanto la Cina, anche se sta invischiando. Non ricordiamo che la Cina è legata attualmente con la Russia. Però è legata nel campo del servizio pubblico all'America. Sì, infatti. Non vuole perdere credito.
È vero. E quindi è vero. Non è facile uscire da sta matassa, eh. No. E qui è tutto Putin che gioca. Speriamo che ci sia un che perde. Putin avrà vinto. Ma il problema, l'abbiamo già detto ieri o l'altro ieri, e io penso che alla luce delle informazioni che ci dà la stampa normale, comunque una stampa abbastanza evoluta, mi riferisco a Panorama ad esempio, che dal punto di vista della tecnologia militare i russi al momento sono molto indietro. Le spese che la Russia... No, è falso, questo è falso. Questo è falso, lo dico io. No, ma i russi non fanno mai sapere quello che hanno, attenzione, non è per questo. Questo è verissimo. Anzi, ti do di più. Ti dico una cosa, hai visto la sceneggiata che hanno fatto con gli iraniani nel non concedere i missili SS-300-400? Sì, certo, ovviamente. Ebbene, cosa hanno fatto? È comprensibile. In maniera, alla loro maniera, i piani ai tecnici iraniani che li hanno prodotti adesso. Gli iraniani adesso hanno la difesa antiaerea, quella la più avanzata possibile, tant'è vero che gli americani temono il sistema antiaereo S-300-400. Sì, resta comunque in ogni caso il fatto che è molto probabile. La Russia attualmente, se ha un, diciamo così, un arretramento, è solo dal punto di vista navale, ma dal punto di vista terrestre e aereo, non è assolutamente inferiore agli Stati Uniti. Ma un conto è la tecnologia evoluta che si ripercuote sul singolo prodotto, e un conto è la massa di prodotti che hai. Se c'hai un aereo o un missile ad altissimo livello, è diverso che averne 100, magari un livello leggermente inferiore. Questo è il discorso, perché noi stavamo ipotizzando che questi qui spingessero oggi, perché sanno che tra la Russia e la Cina, soprattutto la Cina, che si sta armando con una flotta di portaerei enorme, esattamente, devono colpire prima che questi siano pronti per queste cose. Ecco, semplicemente questa ragione. Infatti i cinesi non solo stanno riproducendo alcuni portaerei, ma hanno già un sistema per colpire le portaerei americane fino a 1500 km dalle coste cinesi. Certo. Hanno un sistema i cinesi, cioè anche qui, i cinesi addirittura hanno prodotto un loro aereo tecnologia stealth che è uguale a quello americano. Sì, dimmi. Ti vorrei fare una domanda provocatoria. Sì, dimmi. Ma ci vedi una differenza tra il soldato americano programmato mentalmente e il soldato russo che invece crede ancora in qualcosa? Sì, molto, moltissimo. Il soldato russo è superiore a quello americano come motivazione e come tutto. Questo non ci piove. Sappi una cosa, gli americani e gli inglesi, se tu ti ricordi, non andiamo tanto indietro, andiamo indietro di Seconda Guerra Mondiale. Per esempio, quando attaccavano diciamo, gli italiani, loro attaccavano soltanto come delle cosiddette truppe di basso coloniali, livello, diciamo, motivate. Esattamente. In effetti, quando loro le buscarono in maniera tremenda a Bir el Gobi, la strategia inglese cambiò totalmente e l'ordine era di non attaccare le truppe italiane che erano motivate, diciamo, erano addestrate e motivate anche dal punto di vista ideologico. Perché le perdite che subirono a Bir el Gobi furono shock per loro, perché 1000 ragazzi da 16 a 20 anni misero KO un'intera divisione anglo-indiana con dei mezzi proprio miserabili rispetto a quello che erano loro. Ma perché? Quello che conta nel combattimento non è tanto l'arma che dai al soldato, che comunque è importante, ma se mancano le motivazioni, tu gli puoi mettere l'arma che vuoi, ma se il soldato non è motivato, è inutile. Contro un altro che è motivato, e busca. C'era un tale che si chiamava Fulvio Balisti, lì comunque, a motivare quei ragazzi. Esattamente, infatti tutto collegato. Bravo, è tutto collegato. Fulvio Balisti è una figura leggendaria. Mi fa ricordare una vignetta bellissima dove si vede un piccolo gattino che rincorre un cane grossissimo.
e sotto c'era scritto: l'animo del combattente non ha niente a che vedere con la stazza. bello, sì, sì, bellissimo. È naturale. E questo, Comunque, ho avuto modo di seguire l'addestramento che fanno i soldati russi con quelli che fanno quegli americani, e ti dico che c'è una differenza enorme. Cioè, proprio di spirito, di tutto, quello russo assomiglia molto a quello tedesco, diciamo, della seconda guerra mondiale. Guarda che basta, se tutto va a vedere che cosa hanno fatto i russi in Georgia 5 anni fa, agosto del 2008, sembrava che avevano un Rommel, un Guderian a loro comando. Cioè, lo spirito delle forze armate russe attualmente... Lì c'era un vecchio odio, un odio secolare. Sì. Esattamente, ma dico... Io spero tantissimo che esca fuori quel Putin che intervenne al teatro. Non so se vi ricordate quando... Come no, lo ricordiamo benissimo. Entrarono un teatro. Ah, sì, esatto. Putin con grande dispiacere per quei ceceni, in ogni caso. Sì, sì. Putin mandò una squadra dei servizi segreti e chiuse il discorso con i giornalisti dicendo: coi terroristi non si tratta, punto. E mandò via tutti. Esatto. Lì dietro c'era sempre anche quella logica contro la Cecenia che... Vabbè. Sì, attenzione, ma perché non diciamo chi sosteneva e sostiene tuttora i terroristi ceceni, eccetera, delle repubbliche, diciamo, sono loro, sempre loro. Diciamo che, perché Putin sa chi è, guarda che Putin sa tutto anche sull'11 settembre 2001, sanno tutto, però quello che io mi chiedo, cioè lui secondo me aspetta il momento giusto, quando si armerà ancora maggiormente e tecnologicamente ancora più avanzato, per dare qualche schiaffone a Putin, io quello seguo quinto che lo farà. E ce la stiamo aspettando. Georgia ha dato il primo segnale forte, poi adesso ha tratto in barca perché vogliono che siano gli altri a sbagliare per prima e non lui, perché la Russia non vuole avere colpi per un'eventuale guerra che sta per scoppiare, non vogliono avere questa responsabilità. Questo sì, ormai è evidente in ogni caso, sì, ormai è evidente che loro spingono. Sì. No, quindi praticamente ormai il mondo ha capito. Sì, ma intanto dicendo l'Europa occidentale e Nord America hanno contro tutti il resto del mondo. Tutti, certo. Anche i giapponesi sono contro, nonostante tutto, anche se con la Cina fanno finta di litigare, ma vuol dire sono contro anche loro, e sono contro persino i sudcoreani, perché anche lì c'è una coscienza, non dimentichiamo. È naturale. Naturale, certamente. Adesso, ecco, no, perché tutto qui, per esempio, la Nord Corea, praticamente, che cos'è? È un po', come dire, quel cane che deve mordere che i cinesi e i russi lasciano fare, perché comunque serve allo scopo. Cioè, la Nord Corea fa un po' da, come dire, da avamposto contro gli americani per conto dei cinesi e i russi. Questo non dimentichiamocelo. Anche se poi loro fanno finta di... Ma è chiaro che, allora, a questo punto, cioè, voglio dire... Gli Stati Uniti stanno perdendo potere un po' ovunque, solo in Europa gli diamo retta, perché nel resto del mondo, in Africa non perso molti punti. In Europa le classi politiche asservite gli danno retta. Sì, certo, purtroppo è lì guaio, basta vedere come... Mi stai facendo venire in mente una cosa, Baldo. Sì. Obama, all'inizio del secondo mandato... Sì. Ha tentato in qualche maniera di contrastare il loro potere, no? Sì, soprattutto sì. Tentando di colpirgli la lobby delle armi in America, no? Sì, che esattamente. Che e poi invece adesso... Solo che non c'è riuscita, tra l'altro con tutta la macchinazione dell'attentato di Boston, eccetera, eccetera. Io credo che Obama in questo momento si trova in un momento molto difficile. Sì, certo. Israele gli sta chiedendo qualcosa che lui non vorrebbe fare, ma lo dovrà fare perché è stato finanziato da loro. Infatti, ma anche perché lo fanno fuori, un caffè, una pallottola,
No, perché loro, sai com'è, usano squilibrato, tra virgolette. No, è la buccia di banana che ha lasciato la signora delle pulizie davanti alla Casa Bianca. Ecco, anche quella, esatto. Sì, pure quella, certo. Cioè, no, ma è così. Cioè, praticamente questo, diciamo, è ora che l'opinione pubblica capisca, è ora che capisca che i presidenti americani... sono tutti eletti da loro signori, o che siano democratici o che siano repubblicani. Cioè, loro signori decidono. E niente cambierà, come ha dimostrato anche quel grande documentarista ebraico, Aaron Russo. C'è un documentario in rete da vedere che si intitola From Freedom to Fascism, no? Cioè, poi qui Russo purtroppo ignorante, non sa cos'è fascismo, quindi confonde il fascismo col bolscevismo, ma in realtà il fascismo non ha a che vedere con la dittatura. Beh, ma però lui, questo titolo, che cosa vuol dire Aaron Russo? Vuol dire che in America si sta avverando una spietata e ipocrita dittatura. Cioè, hanno paura di dirlo, ma in realtà quello che sta avvenendo in America... Ma è per forza. Se devono controllare una popolazione sempre più portata alla disperazione, ci vuole per forza qualcuno con le redini. Alcuni giornali e periodici che sono contro stanno facendo la stessa fine di quei periodici americani che erano contro Roosevelt prima della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, vengono messi a tacere. Non solo Aaron Russo. Lo dice Ron Powell, lo dice Bill Thiele, che ha fatto un altro bellissimo film, Bill Thiele, il mago di Oz, eccezionale. Ormai sono in tanti. Ma dico, quello di Aaron Russo è un documentario molto dettagliato, no? Addirittura c'è un'intervista che Aaron Russo fa al presidente della Federal Reserve. E gli fa delle domande molto, molto dure a Aaron Russo. Allora il presidente Aaron Russo. Ha fatto una brutta fine a Aaron Russo. Sì, è morto di cancro. Anche lui come Chavez. Insomma, guarda un po'. E allora stavo dicendo che Aaron Russo, che ripeto, è ebreo anche lui, intervistando questo presidente della Federal Reserve, che è ebreo anche lui, facendo domande molto pesanti, alla fine questo ebreo qua ha smesso di parlare inglese. E ha parlato in Yiddish, cioè la lingua, diciamo, ebraica. Ha parlato in Yiddish minacciando Russo, l'ho minacciato. Certamente. C'è un documentario di Moro, lo minaccia proprio in maniera abbastanza chiara, eh? Un linguaggio... Parliamoci se tra di noi. Sì, loro addirittura... Parliamoci tra di noi. Questo mi ricorda il fatto che... lo Stato Pontificio utilizzava i romagnoli come poliziotti, perché utilizzava i marchigiani come gabellieri. Per cui è uscito fuori il detto: meglio un morto in casa che un martigiano dalla porta. Il che ti dice esattamente come i preti utilizzavano sta gente, né più né meno di quello che avviene oggi, no? Con Italia e quant'altro, degli strozzini, degli assassini, dei tagliagole, cioè, dei ricattatori. Utilizzavano i romagnoli come poliziotti, da cui è uscito fuori il termine romagnol de merda, perché loro parlavano tra di loro in romagnolo, che è una lingua assolutamente incomprensibile, no? E i poveracci dei romani si trovavano tra di loro, capito? Messi in mezzo di questi qui, non capivano niente, erano completamente terrorizzati. Che significa parlare in Yiddish, capisci? Molte lo dico io, avviene a rompere i coglioni. Mi posso immaginare le battute invece dei romani. Va bene, per concludere faccio vedere una guerra. Dimmi, prego. Facevo una domanda. Quindi ci dobbiamo aspettare una guerra nel Medio Oriente? Io ho paura di sì, perché ci sono dei segnali veramente brutti e poi gli israeliani che ormai stanno giocando, facendo provocazioni gravissime e se ne fanno ancora, per me siamo proprio sull'orlo, e come dire, faccio un passo e poi non si sa che succederà. Io sono convinto che poi se la Siria verrà attaccata,
credo che gli iraniani interverranno per un attacco preventivo di difesa. Cioè gli iraniani faranno ciò che fece i tedeschi nel giugno del 41 con i russi. Perché è molto probabile. Però resta un fatto. In coda ci sarà sicuramente la prima chiamata in casa sarà la Turchia. Sì, la Turchia. E vedrai che lì si accoderanno tutti gli altri. Esattamente. Beh, allora, quello che temo anch'io. Allora, attenzione che la Turchia però le busca dalla Russia. Attenzione. Io potete dire che io sono anche ottimista, comunque il giochetto di creare delle situazioni di tensione in Medio Oriente esiste dal 1945, l'operazione è sempre stata identica, blocco del canale di Suez, scontri quella, la fine vera e propria aumento del costo del petrolio, punto. E infatti, è così, e così avverrà ancora. È molto probabile che sia così, capito? Aumento del costo del petrolio, aumento del prezzo delle biciclette, come successe a suo tempo con la prima crisi del petrolio, che le biciclette costavano 20.000 lire, 10.000, 15.000 lire, arrivarono a 150.000 lire, capito? Quindi sono qui tutti. Bene questo pattern. I produttori di biciclette sono tutti pronti, aspettano l'evento. Sì. No, ma io credo che il consiglio è comprate la bici adesso prima che sì. No, ma io mi auguro che qualche scienziato onesto, che sicuramente c'è, c'è più di uno, trovi il coraggio di creare qualcosa che c'è già, non da adesso. E tipo gli studi che ha fatto il grandissimo Nikola Tesla, lo scienziato per me il più grande del XX secolo, secondo me il più grande in assoluto e anche il più censurato, questo deve far capire molte cose. Tra l'altro dovete sapere che Nikola Tesla ha fatto anche la fortuna di Guglielmo Marconi, oltretutto. Beh, hanno fatto dei brevetti assieme, diciamo. Sì, sì, io dico solo questo, mi auguro che questi scienziati escono fuori e tirino fuori qualcosa. Che non siamo più petrolio dipendenti, cioè nel senso che io sono convinto per una legge matematica, Marco, che natura. Prego, Marco, prego. La tecnologia in parte già c'è, certo. L'unica cosa che loro non vogliono, punto. Esatto, non vogliono. Ma è verissimo, perché il petrolio si compra in dollari. Guarda, Giuseppe, ascolta, per farti capire, ascolta. Giuseppe, mi senti? Sì. Mi sentite? Allora, come no, certo. Su questo fatto c'è stato fatto un bellissimo film dal titolo La Formula, con gli attori Marlon Brando e George Campbell Scott, quello che ha impersonato anche il generale Patton, che parla di un agente segreto americano che che appena finita la guerra in Germania va in Germania per prendere una formula su come i tedeschi producevano benzina dai rifiuti a un costo più basso e a una resa grandissima. Lui viene a sapere che queste formule sono già state prese da altri agenti americani che sono costruiti in America presso alcune società petrolifere americane. Lui viene a sapere che uno di questa ha questo brevetto e va e fa un appuntamento con un dirigente di questa città petrolifera americana, che in questo caso era personificata da Marlon Brando. Allora lui va su all'ufficio di questo grattacielo a New York, parla con questo direttore e dice: ma voi perché fate fare le code alla benzina, inquinare? Guarda qui, i tedeschi ci hanno detto che possiamo fare diversamente. E la risposta di questo direttore fu: vede che piano stai? Ecco, se non le vuoi misurare, è meglio che te ne vai. Appunto. Questa fu la risposta che viene data. Prego. Allora, appunto. E a Marlon Brando poi l'hanno messo al bando di Hollywood. Sì, l'ha messo al bando, sì, allora. Sì, è vero, per molti motivi, esattamente, bravo. Allora, dicevo che esista la possibilità di fare la benzina sintetica, già l'hai ricordato tu, è dalla Germania del dopoguerra che c'è già. Ma anche dagli anni 30. Il primo dopoguerra.
scusa, prima dopoguerra. Sì. Ti dico un'altra cosa. Tu sai che io vengo dal mondo tecnico, no? Lavoro nel mondo tecnico. Sì, lo so, nel mondo... ma l'hai scritto. Allora, sappi che l'energia che transita in Italia attraverso gli elettrodotti c'ha delle perdite enormi che arrivano fino al 30%. Accidenti, figurati te. Esiste già perdite in alta, in media e in bassa tensione. La cosiddetta caduta di tensione, no? Ascolta, stiamo a posto. Esiste già la tecnologia che già stanno usando gli americani e i cinesi dei superconduttori. Sì. Che hanno perdite prossime allo zero. Sono i è un superconduttore questo. Hai brutti messaggi. No, questo è un superconduttore. Va avanti, va avanti. Per i nostri amici, quindi, per i nostri amici quello lì. L'hai detto. Quindi già, ascolta, solo togliendo il vecchio modo di trasportare l'energia e mettendo una tecnologia che già esiste, si chiamano superconduttori, già risparmierebbe il 30%, secco, netto, e uscirebbe tanto di quel lavoro da morire. Seconda tecnologia, la tecnologia dell'idrogeno. Allora devi sapere che ci stanno, adesso il numero esatto non me lo ricordo, ma parecchi gigawatt di impianti fotovoltaici che producono energia ma non vengono immessi in rete. Esatto, è vero, questo lo mandate. L'ho saputo, guarda, settimana fa sto fatto qua, bravo Giuseppe, è vero. Aspetta, è vero. Per tutta una serie di motivi. Primo motivo, perché l'energia dove serve, cioè Nord Italia, non si produce, invece si produce al sud, Sicilia, Calabria e Basilicata pure. Motivi che non sto qui a spiegare. Quella del nord la dobbiamo comprare in Francia. L'energia, appunto, purtroppo. L'energia che non viene immessa in rete, prendere l'acqua, fare l'elettrolisi, tanto è energia persa per persa, e crei idrogeno, cioè combustibile. Sì. Tra l'altro non vai neanche in perdita, perché una volta che fai la scissione, una volta che la riusi come combustibile, la ricombini, quindi il bilancio energetico va a zero. Anche il problema con la CO2 non ce l'hai. Quindi se si vuole, c'è già la soluzione. Sì, c'è già, ma infatti è vero. C'era già, ma non la voglio perché ci vogliono sfruttare fino in fondo, questa è la verità. Punto e basta, ci vogliono rubare. Allora io mi sono messo con quest'arma. Allora dico che abbiamo 5 minuti di tempo. Ti dico subito, Giuseppe, vedi, io ho portato questo fucile di alta precisione, no? Questo, diciamo, voglio dedicarlo a uno che c'ha un sito che si chiama The country was killed, no? Cioè il paese è stato ucciso. Io dico a lui ma anche ad altri, tanto lo saluto se ci vedrà. È ora che tutti gli italiani prendono scienza di un fatto. O la smettono di farsi prendere per i fondelli e capire cosa succede, perché succede, cioè che si informino una volta per tutte, e quindi di passare dalle parole ai fatti. Quindi i fatti, no? I fatti, perché, o altrimenti saremo schiacciati. Per questi signori qua, che ci governano ormai da decenni, non fanno che prenderci per i fondelli da mattina alla sera. Siamo il paese più venduto al mondo, cioè qui sia tutto in vendita. Cioè, guarda, qui in Basilicata, per dire, per chi non lo sapesse, se voi sapeste che cosa è successo per le royalty petrolifere, una cosa vergognosa, in sostanza, qui. Le royalty petrolifere quasi non si pagano, quando in altri paesi sapete che si paga dal 50% fino al 70%, qui in Basilicata si arriva forse al 6-7%, e nemmeno poi si sa quanti barili di petrolio al giorno estraggono dai pozzi petroliferi che sono andati, dove io sono a circa 40 km di distanza verso sud, verso il Mar Ionio. Ecco, come loro signori facevano... In Africa, in Medio e Vicino Oriente, in tempi pre-Mattei, no? Che non gli davano niente, Io credo, io credo che è tempo di dire popolo corri alle armi, perché non se ne può più di questi bastardi, cioè nel senso che qui purtroppo anche Grillo ormai ha fallito.
Chiudiamo, Giuseppe. Aspetta, chiudiamo, faccio vedere i libri, prego, di cui parleremo in seguito. Sì. Verso la medicina, sì, naturale. Importantissimo. Benissimo, molto bene. Questo. Grazie, oh ragazzi. Congresso internazionale della medicina neoipocratica, è questo su noi dobbiamo puntare, tutta sta roba qui. Il recupero del passato. Brevissimo, vi ringrazio, guarda, questo incontro. Sono onorato di partecipare a vostra. Benissimo. Sì. Sono onorato di essere stato con voi, siete due giganti, sono un moscerino che ho portato a voi, siete due giganti, due Giuseppe, siete favolosi. Io invece sono piccolino. Ragazzi, come no, come no. Ti saluto, a presto, a prestissimo. Ciao. Anche a te. Ciao.